Italia mia, torna ai tuoi monti, al fango, alle ginestre, torna alle madri che chiamavano i figli dalla finestra, torna alla Divina Commedia recitata dai barbieri, al Rigoletto d'Osteria. Torna a cantare, Italia mia, torna agli sposi, ai nonni, agli zii, torna alle capre, alle galline, torna alle piazze dei paesi, balla la tua quadriglia, esci spavalda nelle notti di agosto, fatti baciare, gioca, ridi, lascia queste meste giornate di un secolo già morto, pesci del grano in mezzo agli ulivi, corri a Ravenna, Palermo, Alghero, guarda il mare della Calabria, fissa la stella terrestre del Monviso. Stai qui, non te ne andare, Italia mia. Sorridi, lotta, non dimenticare. Canta i tuoi canti, leggi le tue poesie. Non ti spezzare, Italia mia. Torna a pregare. Rimani bellissima e sacra in mezzo al mare. Dopo la bellissima serata con il coro baiorese e con Ambrogio Sbaragna, ancora un evento di spicco questa sera a Castellamonte per la mostra della ceramica. Sì, un evento molto bello, di cultura, diciamo così, abbastanza elevata. Il professor Franco Arminio credo che sia il miglior, lui si definisce paesologo, che è quello che è poi la mission del Festival della Reciprocità, cioè l'elogio della provincia, l'elogio dello stare insieme. L'Italia è una nazione dove ci sono 3-4 città, il resto è la provincia, quindi la spina dorsale dell'Italia è la provincia, e il professor Franco Arminio con i suoi due figli, che questa sera faranno una esibizione sicuramente straordinaria, la interpretano al meglio, come ieri sera Ambrogio Sbaragna e il coro baiolese. Una 62esima edizione della Mostra della Ceramica è iniziata col botto fin dal primo weekend di apertura, quindi con tante presenze registrate anche in questo weekend. Sì, assolutamente sì, e sono anche abbastanza sorpreso, devo dire il vero, perché poi prima c'è stato il grande caldo, oggi nonostante la pioggia comunque c'è stata una buona affluenza, sono sorpreso, significa che stiamo lavorando nella direzione giusta. Vi dico anche che con Peppone e i due sindaci e l'assessore Betaz abbiamo appena finito un minimo di riunione, perché stiamo già cominciando a guardare avanti. Ieri sera sono venute fuori una serie di idee, con il professor Arminio abbiamo discusso di altre cose, quindi sicuramente faremo cose belle e interessanti anche per il futuro. Le tettere canavesane sono inarrestabili. Beh sì, diciamo che è la dimensione giusta per poter fare le cose e per decidere, ecco, noi non appesantiamo troppo, nonostante le tre terre comunque siano aperte a tutto il territorio, lo vediamo con la collaborazione con il comune di Caluso quest'anno, ma abbiamo già cominciato a parlarci con Ivrea, abbiamo parlato con il sindaco di Rivara per il Festival del Gelato, ma stiamo parlando con gli olivicoltori di Via Alfre, cioè stiamo facendo rete per far crescere tutto il canavese, la Morena Ovest e oggi l'Anna Foglietta, che è stato un altro evento eccezionale, ne sono la riprova. Io amo chi conosce i canti antichi, chi sa com'era sacro un figlio che partiva, un padre che moriva. Il paese aveva tutte le sue case aperte, ogni vicolo aveva l'animazione delle piazze, gli alberi erano pieni di uccelli, gli animali davano l'odore ad ogni strada. La notte nei letti l'amore si sentiva poco, faceva più rumore chi si alzava presto per andare in campagna. La nostra infanzia di giorno era il pallone, la sera erano storie di pensatori pieni di fumo. Non so come abbiamo fatto a perdere quelle scapole sincere da cui si alzavano bei visi e quelle stagioni in cui il sole stava seduto con noi sugli scalini. Era l'Italia che voleva salvare Pasolini,
era ovunque, nelle stoppie, sotto le mantelle, in mezzo alle galline. Io mi ricordo quando nevicava, il mondo si fermava e fermandosi sembrava rimandare la sua fine. I pastori che cercavano il pane nella neve erano gli ultimi angeli che abbiamo avuto sulla terra.